Ragazzi, prima di iniziare questo video volevo fare una premessa. Questo video non vuole essere un qualcosa che vi dice quali sono le ultime novità di YouTube. Vuole essere un video divertente per far divertire voi e speriamo che vi divertiate perché io mi sono divertito veramente tantissimo. Quindi adesso vi lascio al video. Casa? Hanno cambiato il logo di YouTube, ma seriamente? Vabbè, controlliamo il mio canale. L'ha tolta immediatamente, ha chiamato la Mastella e lì ha scoperto per fortuna Velocità? che questa macchina non... Quindi vediamo un po' quale video possiamo vedere. Vediamo questo, va? Benissimo, è partita una barca. Quindi velocizziamo il video o lo rallentiamo? Proviamo a velocizzarlo. Oh mio Dio, è la mia voce. Cioè, in questo video del drop test voglio vedere anche come sono le parti quelle rallentate. Proviamo a velocizzarlo. Vale, intro provvisoria, quella intro. Proviamo a rimetterlo lento. Cioè, ragazzi. No, ragazzi, ci tengo a dire una cosa, però in questo video devo ringraziare Andrea che ha filmato perché io ero occupata a far cadere i telefoni e a cercare di spaccarli, ma non ci sono riuscito, mentre Andrea filmava. E quindi alla fine del video non mi ricordo se sì o no ho fatto un ringraziamento, mi ricordo di sì. Adesso proviamo a vedere. Ecco, sì, l'avevo fatto il ringraziamento. Andiamo a vedere qualche altro video dei miei. Vediamo cosa abbiamo qui da rallentare. Più quello del fidget spinner, va? Rallenta il fidget spinner. Per inserire le batterie, perché questo è quello che si illumina. Rallentiamo o velocizziamo? Direi che Vedi velocizziamo. come gira? Benissimo. Vediamo, proviamo come... Vediamo. È molto bello l'effetto della girandola che fa. Adesso sta provando Francesca. Fa schifo. Non fa schifo, non funziona. E adesso ripartiamo su un po' con questa cosa. Intanto gira. Gira e anche bene. Colorato di tre colori, compreso il blu di sfondo. Funziona molto bene, è un po' plasticoso. Gira, scorre benissimo e non vibra più tanto. Adesso vediamo quanto va veloce. Per quanto gira. Vediamo, adesso accendo il computer e mettiamo il timer. Datti la scarica. Bam, scarico. Bene ragazzi, adesso Francesca farà il cronometro. Pronta Francesca? No, non fa andare di perfetto. Bello.
È strano come gira qua. Con chi parli, Federico? Vabbè ragazzi, abbiamo capito. Secondo me questa funzione che hanno implementato in YouTube è stata una bella novità. Direi che l'hanno fatta molto molto bene, perché vabbè, permette di fare tanti video reazione come questo, ma permette anche, cioè, di vedere dettagli che a prima vista non si colgono. Per esempio, uno vuole vedere un film Disney rallentato, che vedo che molti lo fanno in questi anni. Cioè, uno lo può tranquillamente fare, così bella. Bene ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Se volete potete mettere like, se no non importa. Vi ricordo di iscrivermi al mio canale. Vi lascio qua sopra il toggle con il mio canale e il mio ultimo video, e il toggle del canale di Andrea e il suo ultimo video. Quindi io spero che il video vi sia piaciuto e arrivederci.